trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Ben ritrovati ad uno dei nostri consueti appuntamenti, qui vi raccontiamo qual è l'attività del Corecom Piemonte. Io sono Marco Briamonte, commissario Corecom Piemonte, il comitato per le comunicazioni della Regione Piemonte ha diverse funzioni. Tra queste, una funzione essenziale è stata prevista dalla legge istitutiva del Corecom, nonché da una legge regionale successiva, la 19 del 2004, e prevede una funzione di controllo a tutela della salvaguardia della salute dei cittadini, in particolare per quanto riguarda le emissioni dei campi magnetici. Tutti quanti noi spesso abbiamo pensato ai rischi che possono derivare dalle emissioni di campi magnetici provocati dai siti radioelettrici, che sono ormai fondamentali per la nostra attività quotidiana e per la vita quotidiana, ma che qualche volta ci preoccupano proprio per questo tipo di emissioni. E allora, in questo settore il Corecom ha un compito fondamentale, che è quello appunto di salvaguardare la tutela e verificare che effettivamente non vengano superati i tetti stabiliti dalle leggi in materia, a salvaguardia proprio della tutela dei cittadini. Come si esplica questa funzione particolarmente rilevante? Il Corecom ogni anno, in applicazione di questa normativa, predispone delle verifiche e dei controlli sui siti radioelettrici che appunto emanano questi campi magnetici. Per poter svolgere questa attività compiutamente, visto che si tratta comunque di rilevare aspetti particolarmente tecnici, il Corecom si avvale dell'attività dell'ARPA, l'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che con criteri ben determinati va a verificare effettivamente queste emissioni. Quali sono questi criteri? I criteri fondamentalmente, il criterio principale è il criterio della rotazione, per cui tendenzialmente tutti i siti vengono esaminati. Più in particolare poi il Corecom prende atto delle segnalazioni che possono provenire sia da singoli cittadini o da comitati o da associazioni di cittadini, sia da enti pubblici locali, quali possono essere i comuni, gli uffici delle province o gli uffici regionali. In particolare poi si presta attenzione ai siti che sono nelle vicinanze delle scuole, proprio a tutela dei più piccoli, e più in generale comunque, come detto, applicando il criterio di rotazione vengono verificate queste emissioni praticamente in tutti i siti regionali. Ovviamente ogni anno verranno esaminati determinati siti proprio a rotazione in modo da garantire la completezza di questa disamina. A seguito di questi interventi, se vengono rilevate delle emissioni che superano i tetti indicati dalla legge, proprio a salvaguardia della tutela della salute dei cittadini, il Corecom fa la segnalazione agli enti competenti in modo da costringere gli operatori a fare in modo che queste emissioni rientrino nei tetti stabiliti dalla legge. Quindi un compito, una funzione essenziale a salvaguardia della tutela della salute dei cittadini, tra l'altro garantita dalla Costituzione, e quindi invitiamo ovviamente anche tutti i cittadini a segnalare tutte le eventuali situazioni di criticità o ritenute tali o anche solo potenzialmente tali, in modo da poter svolgere compiutamente questa funzione. Come poter fare per fare queste segnalazioni? È sufficiente contattare gli uffici del Corecom, si possono trovare tutte le indicazioni sul sito istituzionale del Corecom Piemonte e in questo modo si può garantire quella che è la nostra attività di verifica e di controllo. Verifica e controllo che rientra in quella più generale di verifica a salvaguardia dei cittadini e che comprende numerose ulteriori materie di cui abbiamo parlato nei precedenti appuntamenti e di cui parleremo nei successivi appuntamenti. L'invito quindi è quello di contattarci per fare in modo che possiamo tutti quanti svolgere la nostra attività nel miglior modo possibile a tutela di tutti quanti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima occasione. Grazie.
care e cari abitanti di Torino, siamo la cooperativa Zenit e vogliamo dirvi grazie perché negli ultimi anni avete inventato insieme a noi tanti modi per sostenere i nostri concittadini più fragili. Desideriamo ringraziare Bruno, il generoso ristoratore che ha dato vita insieme a noi al progetto Aggiungi un pasto a tavola e che da più di un anno dona pasti caldi a chi, nel suo quartiere, fa fatica a garantirsi un pranzo e una cena. Grazie ai cittadini del quartiere Vallette che hanno creato con noi la trasmissione web radio Zona di Confine, contribuendo ad abbattere stereotipi e pregiudizi sulla salute mentale. Grazie agli anziani di Torino che partecipano sempre con entusiasmo e gioia ai corsi e laboratori del progetto Prometeo e grazie a tutti i donatori che contribuiscono a rendere queste iniziative di socializzazione gratuite e quindi accessibili anche a chi diversamente ne rimarrebbe escluso e vedrebbe aggravarsi una condizione di isolamento e solitudine purtroppo già molto diffusa nella nostra città. Grazie a chi, a questa condizione di solitudine dei propri concittadini e vicini di casa, non si rassegna e sceglie di mettersi a disposizione come volontario di Zenit. Oggi i nostri volontari affiancano gli anziani nelle loro visite mediche e commissioni, consegnano pasti caldi e aiuti alimentari, aiutano i bambini e i ragazzi stranieri a imparare l'italiano e integrarsi nella nostra città. Questo impegno di comunità ci permette di essere il veicolo della solidarietà di molti, arricchendo un lavoro che da più di 25 anni ci porta nelle vite di chi, a Torino, ha una vulnerabilità con cui convivere, legata alla solitudine, alla povertà, alle conseguenze di una disabilità o di un disagio psichico. Da molti anni ormai, per assistere le persone di cui ci prendiamo cura, gestiamo servizi e progetti in 37 luoghi di Torino. Oltre ad ospitare 95 persone nei nostri alloggi protetti, ogni anno andiamo quotidianamente a casa di quasi 700 tra anziani, famiglie in difficoltà socio-economica e persone bisognose di cura e sostegno. Questo è quello che ci piace fare e che facciamo con passione e professionalità. Vogliamo sempre più metterci a servizio di chi ha bisogno di noi, investendo sulle relazioni e sull'impegno di comuni cittadini, commercianti e realtà del territorio, che insieme a noi vogliono creare una comunità più coesa e desiderosa di benessere condiviso. Per maggiori informazioni o eventuali proposte, non esitate a contattarci ai riferimenti che trovate sul sito www.cooperativazenit.it. Buongiorno, sono presidente del comitato WISP di Cirie Settimo Chivasso, ente di promozione sportiva e sociale, che opera nella provincia nord-est di Torino. La nostra zona di intervento è Ciriacese con le tre valli di Lanzo, poi abbiamo Settimo San Mauro con il Chivassese e tutta la Valcerina fino alla provincia di Alessandria. Questa stagione 21-22 abbiamo avuto 100 società affiliate e abbiamo 7500 soci che sviluppano attività di tutti i generi. Siamo ripartiti dopo il Covid, perché l'anno triste è stato quello dell'anno scorso, appunto il 2021, avevamo solo 4000 tesserati purtroppo. Abbiamo due sedi, abbiamo la sede di Cirie in via Matteotti numero 16 e abbiamo la sede di Settimo Torinese in via Giannone 3. Operiamo appunto in 72 comuni della provincia nord-est di Torino. La nostra mission è quella di includere tutti coloro che vogliono fare sport, dai grandi ai piccini. Cerchiamo di intervenire con progetti nel sociale e cerchiamo di continuare questa nostra opera e speriamo che di raddoppiare i tesserati per il prossimo anno, visto che speriamo che la pandemia sia terminata. Tra le attività di sport sociale e di cittadinanza, WISP Cirie Settimo Chivasso tiene particolarmente ai progetti per l'inclusione e la parità di genere. Attraverso il progetto europeo WINGS, ovvero sia ALI, abbiamo finalizzato corsi di difesa personale e attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il comitato si è messo in rete con la ricerca per dimostrare l'impatto sul benessere psicofisico degli anziani di uno dei nostri fiori all'occhiello, l'attività fisica adattata. Si tratta di un protocollo specifico di ginnastica per la tarda età. Con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'azienda sanitaria locale Torino 4 e il finanziamento della Compagnia di San Paolo, valuteremo con metodo scientifico i benefici di una diffusione capillare di questa attività per l'invecchiamento sano e attivo della popolazione. Il Comitato riesce a realizzare
azioni concrete in ambito sport sociale utilizzando i cofinanziamenti dei programmi europei e i programmi delle fondazioni bancarie. In questi ultimi anni, soprattutto partecipando con successo ai bandi Erasmus Plus, abbiamo avuto l'opportunità di realizzare decine di progetti sul sociale in partenariato con associazioni di Francia, Bulgaria, Romania, Grecia, Finlandia, Spagna e molti altri paesi, dando quindi valenza europea ai risultati raggiunti. Il filo rosso che lega tutti i progetti è quello di contrastare l'emarginazione e gli stereotipi utilizzando lo sport come strumento di aggregazione e di emancipazione sociale rivolto ai soggetti più fragili e vulnerabili. A titolo di esempio, con i progetti Spirits, Reenter e Chance, abbiamo inteso aiutare la popolazione carceraria adulta e giovanile, nonché le persone uscite dal carcere. I progetti Iris e Irisis erano invece rivolti al sostegno delle etnie Rom, oggetto di stereotipi discriminanti. Hospitality intende dare ai disabili cognitivi emancipazione e sicurezza attraverso la ginnastica dolce e la meditazione. Da ultimo, non per importanza, ricordo i progetti di servizio civile universale che consentono ai volontari di acquisire competenze e avvicinarsi con entusiasmo al mondo del sociale, come ci testimonia Nicolò. Io innanzitutto ringrazio la WISP per avermi dato questa opportunità. Personalmente sono molto felice di poter lavorare nel sociale con i bambini, nell'ambito sportivo, che è uno degli ambienti migliori per farli crescere anche e soprattutto dal punto di vista umano. La sezione di Novara fa parte dell'associazione più ampia a livello nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le sezioni sono presenti in tutte le province del territorio nazionale. Lo scopo iniziale, 30 anni fa, quando è stata fondata, era quello di mantenere attivo un rapporto fra il personale in quiescenza e la popolazione della città. Col tempo si è deciso che le sezioni sviluppassero un concetto di protezione civile. Non ultimo è stato un impegno da parte di questa sezione nel collaborare con il Comune di Novara per la gestione di un programma denominato Over 65, che prevedeva l'assistenza alla popolazione relativamente alle spese alimentari, alla raccolta, al trasporto di farmaci, di ricette mediche e quant'altro poteva essere necessario al cittadino che era confinato nel proprio alloggio causa appunto la pandemia da coronavirus. La sezione di Novara è composta da 60 soci, quasi tutti provenienti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in posizione di quiescenza. Altri soci sono invece simpatizzanti dell'associazione stessa. Noi riteniamo un'attività molto importante è quella denominata Pompieropoli. Pompieropoli significa creare un percorso con ostacoli sulle piazze cittadine dove tantissimi bambini si cimentano con le difficoltà che potrebbero trovare, tra virgolette, un domani se dovessero fare il pompiere, passateci la battuta. Diciamo che ogni Pompieropoli ha un numero di 500-600 bambini che partecipano, ai quali viene poi chiaramente rilasciato un piccolo attestato di piccolo pompiere, usiamo il termine, no? Dove il bambino soddisfatto se ne va a casa, ma anche un ricordo di questa iniziativa. Attualmente le Pompieropoli svolte sono state una trentina, che hanno visto anche la collaborazione dei comandi provinciali attraverso l'esposizione di mezzi, di attrezzature, la visione di particolari strumenti per il soccorso.
ma non solo. Al bambino viene rilasciato un album che comincia a disegnare, a colorare, quindi attraverso anche questi disegni comincia a elaborare un pensiero che è quello di che cos'è il vigile del fuoco, a cosa serve il vigile del fuoco. La nostra associazione inoltre è stata riconosciuta e nominata dall'UNICEF come ambasciatore e quindi nell'ambito di questa iniziativa verso l'infanzia abbiamo collaborato nella gestione del GREST a livello ovviamente locale con 350 bambini, compresi bambini provenienti dall'Ucraina, che erano qua ospitati nel nostro comune e hanno avuto la possibilità di giocare, di simpatizzare, di affiatarsi con i bambini italiani. La nostra associazione, per concludere, quest'anno festeggerà i 30 anni di fondazione attraverso una cerimonia sia civile che religiosa, no? Coinvolgendo tutte le autorità che accetteranno il nostro ovviamente invito a partecipare. Questo ci sembra importante perché è un obiettivo raggiunto in 30 anni di attività che io ritengo non sono pochi per un'associazione di volontariato. Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, sezione di Novara, per diffondere la cultura della sicurezza. Buongiorno, siamo Patrizia Spadafora e Omar Silla di Eco dalle Città, un'associazione ambientalista che si occupa principalmente di progetti per combattere lo spreco alimentare. Il primo progetto è nato nel 2016 nel mercato di Porta Palazzo per migliorare la raccolta differenziata. Da lì ci siamo resi conto dell'enorme spreco e abbiamo iniziato così a recuperare frutta e verdura e a distribuirlo a fine mercato. Oggi, oltre ad essere presenti tutti i giorni nel mercato di Porta Palazzo, siamo in altri mercati rionali di Torino 3 giorni a settimana e sono il mercato di Via Porpora, Piazza Foroni, Corso Cincinnato, Corso Svizzera, Onorato Vigliani, e Santa Rita e Borgo Vittoria. A questi mercati si aggiungono ulteriori 15 mercati solo il sabato con il progetto Sabato Salva Cibo. E colgo l'occasione per dire che cerchiamo volontari per questo progetto. Gli altri progetti della nostra associazione li spiegherà il mio collega Omar Silla. Grazie Patrizia, buongiorno a tutti e tutte. Io mi chiamo Omar Silla, vengo dal Gambia. Il nostro progetto RIPOP è nato nel 2016 a Porta Palazzo, come ha detto Patrizia, però siamo allargati in altri mercati, come ha citato ovviamente. E io voglio parlare degli altri progetti che facciamo, in cui abbiamo un progetto che si chiama Cucina Eco Mora. È nato proprio dalla nostra idea di riuscire a trasformare piccola percentuale di recupero che facciamo ai mercati e trasformare in piatti caldi. E grazie all'appoggio che abbiamo al mercato centrale di Porta Palazzo e al sostegno di Comune di Torino siamo riusciti a ottenere un spazio all'interno del mercato centrale dove cuciniamo una piccola percentuale del nostro recupero e a fornire senza tetti e dormitori, vari dormitori in città. Non si ferma solo soltanto questi, abbiamo altro progetto importante che si chiama Carovana Salva Cibo. Questo progetto, con collaborazione con Casa dei Quartieri, utilizziamo il loro furgone e ci andiamo all'interno del centro agroalimentare CAT di Torino. Ogni giorno recuperiamo 1 tonnellato di cibo in cui distribuiamo ai chiese, moschee e altre varie realtà che si occupano del recupero e distribuzione alimenti. Questi sono i nostri progetti, vi ringrazio per l'ascolto.
Grazie e arrivederci. Grazie, buongiorno. Proseguono le attività di valorizzazione dell'area del Castello di Pro, luogo iconico immerso tra la piana e le prime colline novaresi. Tutto questo grazie all'intervento della Fondazione Università, che lo gestisce dal 2020. La mission della Fondazione è quella di rendere pienamente fruibile al pubblico il castello e tutta l'area limitrofa, che si estende per circa 10 ettari. Il castello sforzesco, costruito dopo la prima metà del 400, ha visto nei secoli il passaggio di numerosi personaggi storici e di famiglie nobiliari locali. Affacciato sul mare a quadretti delle risaie, il sito, dopo essere stato convertito nell'Ottocento a cascina, è rimasto chiuso e inutilizzato dagli anni 70. Fondazione Università ha tra l'altro già provveduto ad una serie di sistemazioni dell'area, con per esempio la creazione delle vie di accesso che non esistevano e con la creazione di un grande posteggio a impatto zero, perché visto dall'alto per esempio sembra una grande risaia e può ospitare oltre 100 auto. Inoltre nel castello sono stati sostituiti o messi per la prima volta oltre 100 serramenti. Ora, con i fondi europei del PNRR della Regione Piemonte, dedicati alla valorizzazione del paesaggio rurale, l'edificio vedrà ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, tra cui la sistemazione del tetto, il restauro di alcune facciate del cortile interno, l'adeguamento degli impianti e l'allestimento di spazi per visite guidate multimediali. Non solo, la Fondazione Università è stata assegnataria anche delle risorse di un altro PNRR, quello del Ministero della Cultura, inerente ai parchi e ai giardini storici. Protagonista questa volta sarà il Parco del Castello, situato tra le risaie e i primi rilievi delle colline del Monte Regio. Il progetto prevede la rimozione di piante infestanti, la messa a dimora di essenze con la creazione di hortus botanici e di prati a risparmio idrico, la realizzazione di percorsi di visita nel verde e la sistemazione di quella che diverrà la masseria del clima, centro per accogliere l'utenza e ospitare laboratori sull'ambiente. Nel frattempo, il castello è animato con attività di divulgazione e di promozione turistica. Tra queste, la Fondazione organizza regolarmente le passeggiate culturali denominate Smart Walking, per contrappasso allo Smart Working. In queste, guide naturalistiche e studiosi specializzati accompagnano il pubblico in un itinerario en plein air per una riscoperta inedita di paesaggi, monumenti, tradizioni. Anche la popolazione è coinvolta nell'organizzazione di manifestazioni e attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale. La grande area del Castello di Pro non prevede solo il castello e il grande parco che è stato dato incomodato da privati alla fondazione, ma esiste anche una chiesa addirittura dell'XI secolo e purtroppo questa chiesa, dedicata a San Silvestro, era abbandonata da oltre 30 anni. Ebbene, la Fondazione è riuscita a farsela dare incomodato dalla diocesi di Novara ed ora provvederà a recuperarla per restituirla al pubblico. Castello di Pro, il grande parco, la chiesa di San Silvestro, tutto questo per la creazione del grande cultural park delle colline novaresi. Vi aspettiamo.
I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.